Francesca Fialdini parla del futuro, in Rai, di Marco Liorni. Se il buon vino dà alla testa, anche il successo, o presunto tale, può causare qualche smottamento a livello mentale. Esempi di deliri di onnipotenza in TV ve ne sono molti. Da conduttrici che insultano il proprio collega perché sta sforando ad altre che ringraziano il pubblico per qualche percentuale di share in più, fino a presentatrici che, invece di imparare da chi ha più esperienza, preferiscono lavorare dietro le quinte affinché resti al timone di un programma televisivo con la presunzione di svolgere il tutto quasi in solitaria. Tra i programmi più amati dal pubblico di RAI 1 c'è sicuramente La vita in diretta. Marco Liorni in questi 7 lunghi anni lo ha portato al successo con diverse colleghe al suo fianco. L'ultima è, e sarà, Francesca Fialdini che, alla domanda di un utente sui social del perché Marco Liorni fosse stato fatto fuori, ha risposto: come mai la bionda conduttrice, con una puntina di presunzione, si è disturbata a rispondere sui social a una domanda tanto delicata? Che sappia più cose di quanto non voglia far credere. Francesca Fialdini parla a nome di Marco Liorni sui social. Francesca Fialdini si sente già la padrona della vita in diretta. Talmente tanto che ha deciso di parlare sui social a nome di Marco Liorni, il quale non sarà più al suo fianco a partire dalla prossima stagione televisiva. Onde evitare critiche o facili dietrologie, la conduttrice si è dichiarata molto dispiaciuta per la decisione professionale di Marco Liorni. La vita in diretta è a rischio flop. Sta di fatto che l'assenza di una persona per bene come lui si farà sentire come un macigno, soprattutto ora che la televisione ha bisogno di volti educati, sinceri e professionali. Con alle spalle più di 3600 ore di diretta, il conduttore non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito al suo futuro, pare averci pensato la sua ormai ex collega, Nevero. Ma secondo voci molto insistenti, è grande il suo dispiacere nel lasciare un programma per cui ha dato anima e corpo e per cui ha ricevuto sempre grande affetto da parte del pubblico. Non si sa ancora nulla sul suo futuro in TV, ma ovunque andrà saprà portare buon umore, professionalità e soprattutto educazione.